corrispondente della Lega, c'è un episodio proprio di stamattina, di nuovo a Saione, di nuovo in via Piave, era già successo, quindi diciamo che purtroppo non c'è nulla di nuovo, ma di nuovo questi volantini con queste scritte, insomma, razziste, cosa ne pensa? Ma io credo che gli stupidi esistano sempre. Io sono un rappresentante della Lega, credo, io rappresento la Lega, credo che da parte mia non sia mai uscita una parola, non solamente frasi razziste, ma anche una parola fuori posto. Se, penso di essere una persona garbata, ecco, nel senso, questa è la Lega. Noi siamo gli amministratori della Lega, come ci sono io ce ne sono tanti, e cerchiamo di rappresentarla al meglio con dei valori che non sono razzisti, ma sono valori di buon senso. Purtroppo è un partito che da percentuali minime come la Toscana nel 2013 era lo 0,6, ora ci troviamo ad essere dagli ultimi sondaggi il primo partito anche in Toscana con una percentuale del 34%, purtroppo si accodano anche persone che non hanno capito cos'è la politica, il senso della politica, le idee, le battaglie della Lega. La Lega non è razzista, la Lega è un partito di buon senso, l'abbiamo dimostrato nell'anno in cui siamo stati al governo portando avanti delle politiche e degli slogan che abbiamo tradotto su carta, l'abbiamo fatto con il quota 100 mandando in pensione persone che comunque avevano già un'età adeguata per potersi dedicare alla famiglia, l'abbiamo fatto col decreto sicurezza e sicurezza bis che ha portato giovamento anche alle amministrazioni pubbliche, l'abbiamo fatto con un concretezza che è andata a snellire, a migliorare e efficientare le amministrazioni pubbliche che erogano servizi ai cittadini, l'abbiamo fatto con la legittima difesa e abbiamo dato nella legge di bilancio passato tante risorse ai comuni e alle province per migliorare la situazione delle strade e delle scuole. L'abbiamo fatto con tutte le difficoltà che la politica comporta, con tutta la burocrazia che esiste nel nostro paese, ma l'abbiamo fatto sempre con buon senso e senso di responsabilità nei confronti non solo dei cittadini che ci hanno votato, ma nei confronti di tutti i cittadini.